L'unificazione nazionale trovò poi il suo completamento quando, con la terza guerra d'indipendenza, tutto il Veneto entrò a far parte del territorio italiano, quando, con la presa di Roma del 1870, vi fu portata la capitale, e quando, con la prima guerra mondiale, anche Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia diventarono italiani. Quindi si può dire che col 1918 il completamento dell'Unione dei territori che costituiscono la penisola italica era completato. Non dimentichiamo che durante il secolo scorso lo Stato italiano aveva anche delle colonie, cioè il territorio nazionale era affiancato da un territorio coloniale. Infatti la Libia, l'Etiopia, l'Eritrea, l'Albania più tardi, entrarono a far parte di un sistema di colonie, un sistema di territori che lo Stato italiano controllava e governava. Questi territori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono tornati ad essere stati indipendenti e quindi oggi non costituiscono più parte del nostro territorio nazionale. Ma torniamo alle vicende dello Statuto Albertino. Ricordate quando abbiamo parlato nelle lezioni precedenti della gerarchia delle fonti della piramide? Ai vertici della piramide abbiamo posto la Costituzione e sotto le leggi ordinarie, nel senso che le leggi ordinarie debbono essere conformi a quello che dice la Costituzione. E qui nasce l'osservazione e il problema. Lo Statuto Albertino, a livello di gerarchia delle fonti, non era sovraordinato alle altre. Lo Statuto Albertino era una legge come tutte le altre leggi. Era una legge ordinaria. Per cui, per cambiare lo Statuto Albertino, bastava una legge ordinaria. La facilità con la quale si poteva fare una legge era la stessa con la quale si poteva cambiare lo Statuto Albertino. Quindi si può dire che la legge che garantiva ai cittadini i diritti fondamentali, che decideva quali erano gli equilibri tra il potere del re, il potere del Parlamento, il potere del governo e la magistratura, era una legge facilmente modificabile. E questa sua modificabilità fu fatale nell'epoca, nel momento in cui in Italia un partito, un uomo, Benito Mussolini e il fascismo, andarono a prendere il potere. Lo presero attraverso una serie di vittorie elettorali e una serie di atti di violenza. Una vittoria elettorale unita a una, diciamo così, una violenta gestione del potere, una gestione del potere non controbilanciata da altri poteri, consentirono ai parlamentari eletti nelle liste di Mussolini di cambiare la Costituzione, cioè di cambiare lo Statuto Albertino, semplicemente con delle leggi. Bastava che fossero assenti una parte dei deputati dell'opposizione e il Parlamento poteva agevolmente fare leggi che toglievano, che so, la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà di stampa, che mettevano fuori leggi i partiti dell'opposizione. È chiaro che con questo sistema Mussolini costruì un qualcosa che non era più una monarchia costituzionale, ma era diventato uno Stato totalitario, era diventato una dittatura, era diventato un potere che non aveva un controbilanciamento in altri poteri dello Stato. L'Italia dunque ebbe negli anni tra il 1922-24 e il 1945 una sospensione dello Statuto Albertino, una sospensione delle libertà democratiche, civili, politiche dei cittadini, dovuta a un rifacimento, a una ridistribuzione dei poteri che faceva capo unicamente al governo. Il governo, cappeggiato da Benito Mussolini, aveva il potere, si può dire, assoluto. Un potere di disporre sia in ordine alle leggi che sarebbero state comode da fare e i parlamentari, tutti dello stesso partito, tutti dello stesso gruppo politico, le facevano secondo i desiderata del governo, e una magistratura che in qualche maniera era condizionata dal suo operare da una polizia controllata rigidamente dal governo, da un Parlamento che faceva leggi ispirate unicamente all'ideologia, alla visione politica del fascismo, e a un potere legislativo che poteva semplicemente assecondare la volontà del governo. Siamo nella dittatura.
Abbiamo perso circa 20 anni di democrazia, abbiamo perso 20 anni di opportunità. Questo periodo possiamo anche definirlo come uno stato totalitario, perché in quell'epoca, nell'epoca in cui i grandi mezzi di comunicazione, come si diceva, erano tutti nelle mani del Partito Nazionale Fascista, nei quali tutti i grandi mezzi di consenso, tutti i grandi mezzi anche di coercizione erano nelle mani del Partito Fascista, il cittadino era costretto a tacere e a obbedire. Il cittadino era obbligato nel suo fare ad aderire a un'unica idea, a un unico modo di pensiero, e coloro che la pensavano in maniera diversa, coloro che per ragioni politiche, economiche e sociali avevano una visione contrapposta a quella del fascismo, venivano esiliati, venivano incarcerati, talvolta venivano anche uccisi. Il capo dell'opposizione fu trovato morto in una strada. È evidente che non era una condizione nella quale, se non pochi uomini molto coraggiosi, poterono rifiutarsi di stare, poterono rifiutarsi di aderire. Quasi la totalità dei dipendenti dello Stato italiani, per esempio, all'epoca, dovette in qualche maniera o volle in qualche maniera aderire a questa ideologia, a questo stato di cose. Poi venne anche un momento ancora, se volete, significativo, nel quale il fascismo individuò un cittadino italiano e lo individuò in base alla sua appartenenza a una comunità religiosa, in questo caso la comunità religiosa ebraica, e pur essendo un cittadino italiano lo privò dei suoi diritti fondamentali, anche del diritto di andare a scuola, del diritto di possedere un negozio, del diritto di possedere una casa che fosse un po' più grande di quelle degli altri. Furono le cosiddette leggi razziali, che in quel periodo, oltre che colpire i cittadini italiani, erano anche tese ad avere una simpatia, un rapporto di avvicinanza politica con un altro dittatore, con un altro capo di un totalitarismo disastroso, che era Adolf Hitler, che stava nella vicina Germania, all'epoca alleata stretta dell'Italia. Quindi una scelta totalitaria in politica nazionale, una scelta totalitaria in politica estera. Tutto ciò portò il nostro paese alla disastrosa situazione della Seconda Guerra Mondiale, quando durante i giorni in cui i soldati americani salivano dalla Sicilia e stavano per sbarcare, diciamo, in Calabria e poi arrivavano su, sempre vicini a Roma, il 25 luglio fu destituito il capo del governo Benito Mussolini e l'Italia tornò, diciamo, alla versione originale dello Statuto Albertino. La cosa non durò più di tanto perché poi l'Italia, a partire dall'8 settembre, venne occupata dai nazisti e una parte del nostro territorio nazionale perse la giurisdizione, perse l'ordinamento giuridico italiano e passò sotto l'ordinamento giuridico nazista. Un'altra parte del territorio si trovò in uno stato di sospensione, il Sud Italia, via via che venne liberato dagli americani, era, diciamo, governato da un regime transitorio nel quale collaboravano esponenti della monarchia con esponenti del Comitato di Liberazione Nazionale costituito dai partigiani che si opponevano al fascismo e al nazismo. Una parte del territorio nazionale, la Repubblica Sociale Italiana nella zona del Veneto di Salò, si costituì come repubblica, cioè ci fu anche una parentesi repubblicana dentro questo periodo monarchico. Comunque, un periodo di enorme trasformazione, un periodo di enormi distruzioni, di lutti, di lotte tra italiani e italiani, tra italiani e tedeschi, tra italiani e americani, tra gli alleati della Seconda Guerra Mondiale e gli alleati del nazismo. Un periodo che si concluse alla fine della Seconda Guerra Mondiale.